Allora, ci troviamo in via eccezionale qui nella palestra Danzo Le Conde, la palestra dell'Omnicomprensivo. Siamo col presidente del Castrum Bianelli, Pietro La Frocia. Allora, presidente, ho saputo ci sta una nuova categoria che sta per partire. Sono i giovanissimi, se non sbaglio. Esattamente, buonasera a tutti. Stasera finalmente abbiamo la possibilità di presentare ufficialmente la nuova categoria giovanile, categoria giovanissima, età 12-14 anni, che quest'anno abbiamo intenzione di dar via un ciclo, ovvero di introdurre al calcio a 5 ragazzi da 12 anni per poi arrivare nel ciclo di 6 anni in prima squadra. Quindi avremo categoria giovanissimi, allievi juniores in base al raggiungimento del numero per l'uno o l'altra categoria, e poi la prima squadra. Sarà difficile, lo sapevamo, però noi ci proviamo perché crediamo fermamente in questo progetto, per cui vogliamo darci una possibilità. Quindi una nuova categoria che si aggiunge alla famiglia Castrum. Il Castrum è sempre in crescita, quindi un in bocca al lupo. Noi seguiremo naturalmente anche quest'altra categoria. La grande vittoria che c'è stata sabato, noi purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di seguirla, ma monteremo il video, che ho saputo presente che è stato fatto da lei e che è stato tutto il tempo a riprendere. È vero, il Castrum ha infinite risorse, devo dire è stato abbastanza difficile per me non poter esultare e gioire a pieno, ma ho dovuto esultare, diciamo, senza poter esprimere appieno la gioia. Comunque è stato bello e mi sono messo a disposizione, perché ovviamente dobbiamo essere pronti l'uno a sostituire l'altro, e in questo penso che il Castrum ha dimostrato ancora una volta che nessuno nel Castrum è indispensabile, ma siamo tutti quanti utili. Sappiamo che sarà il signor Libonati Vincenzo a seguire i ragazzi dei giovanissimi, ma ho visto questa sera ci sta anche il mister Blois, il capitano, il vice capitano, insomma tutto il Castrum al completo, è sempre a seguire tutti, tutte le categorie che abbiamo. Beh, volevamo lanciare un messaggio importante ai ragazzi, far capire che non li abbandoneremo, non sarà un progetto inaugurato e poi lasciato a se stesso, ma lo monitoreremo a volte da lontano, a volte da vicino, a volte dall'interno, e poi abbiamo colto l'occasione, siccome in prima squadra quest'anno abbiamo un mister che oltre a essere un mister e un tecnico è anche un ottimo teorico del calcio a 5, devo dire un grande professionista, e può insegnare tanto a questi ragazzi, per cui siccome i ragazzi della prima squadra non hanno avuto la fortuna di poter avere in passato un mister preparato, ma non me ne vogliano i mister precedenti, non è sicuramente una loro colpa, però visto che adesso abbiamo l'opportunità di contare sul mister Bloise, vogliamo far sfruttare questa opportunità sia ai ragazzi della giovanissima che della juniores, e devo dire che il mister della juniores Caputo Angelo, a cui ringrazio e colgo ancora l'occasione per ringraziarlo, sta sfruttando appieno, perché attinge moltissimo dal sapere di mister Blois, e lo sta mettendo in campo. Quindi spero che Enzo possa fare altrettanto, a cui porto il ringraziamento del Castrum e un in bocca al lupo per la nuova stagione che è imminente. E noi chiudiamo con un in bocca al lupo per la juniores, domani vanno a Matera, quindi un grande in bocca al lupo da parte nostra ai ragazzi di mister Caputo. Certo, in bocca al lupo anche da parte mia, e sempre forza Castrum. Sempre forza Castrum, grazie. Allora, come dicevamo prima col presidente, abbiamo la presenza anche del mister della C1 di Luciano Bloise questa sera. Allora, mister Bloise, io qui mi sono preso un appunto perché non sono molto ferrato, e quindi giornata tipo controllo orientato nel calcio a 5. Cosa significa? Cosa vogliamo far vedere a questi ragazzi che si stanno per iniziare questo nuovo campionato? Ah, innanzitutto questa è un'esperienza unica e molto importante, avere la possibilità di lavorare con i ragazzi più piccoli e formarli per quello che dovrà essere il futuro del Castrum
in maniera diretta è un'occasione davvero importante. Questa sera affrontiamo la prima serata di questi incontri che vogliamo fare periodicamente e parliamo del controllo orientato, che nel, il controllo sia nel calcio che nel calcio a 5 è una delle fondamenta di tattica individuale, di tecnica individuale. Chiedo scusa, questa sera ci soffermeremo, enfatizzeremo su quello orientato, perché il calcio a 5 comporta la riduzione del tempo utile dal controllo alla continuo del gesto tecnico, come magari il possesso o il tiro, e quindi riducendo i tempi si velocizza l'azione e si migliora quello che è la finalizzazione e quanto serve per portare a casa una buona prestazione, un buon gesto tecnico. Perfetto, mister. Senta, io esco un po' dalla situazione tecnica che poi vedremo lì in campo, però voglio farle complimenti per la vittoria di sabato e in più voglio farle anche i complimenti per la presenza che ha nei confronti dei ragazzi e di tutte le categorie. Questo significa anche che il Castrum ha un grande cuore, si unisce una nuova categoria alla famiglia Castrum e quindi l'accogliamo con le braccia aperte tutti quanti. Grazie, io ne sono grato, perché quando sono stato chiamato e ho avuto questa possibilità, questo onore, come dicevo dal primo giorno, di far parte della famiglia Castrum verso fine agosto, non mi aspettavo questa possibilità a 360 gradi di poter lavorare con i ragazzi, dai più grandi ai più piccoli. Per me è un motivo di soddisfazione e di orgoglio. Poi faremo quanto più possibile per far crescere questa squadra che ho ereditato. Mi soffermo un attimino brevemente, perché è importante dal mio punto di vista. Ho ereditato una squadra che dal mio punto di vista tatticamente era un po' indietro. Stiamo lavorando, stiamo facendo un percorso di crescita che non è lineare, ovviamente, perché dopo la vittoria di sabato non siamo dei campioni, ma non eravamo nemmeno delle pippe dopo la sconfitta della giornata precedente. Stiamo portando avanti questo lavoro di crescita, perché la squadra non conosceva alcuni fondamenta di calcio a 5, come le diagonali, la parallela, il marco e copro, il portiere di movimento in fase difensiva e in fase di possesso, che stiamo iniziando a fare. Quindi portare a culmine tattico la squadra è l'obiettivo principale di quest'anno. Poi poterlo iniziare a fare con i ragazzi più piccoli è un motivo di soddisfazione, sia perché con la juniores lo stiamo facendo integrando in prima squadra e con il lavoro di sincronia che si è venuto a creare con mister Caputo, e con i più piccoli, con queste giornate formative, stiamo facendo sì che i ragazzi dall'età di 14-15 anni iniziano ad essere pronti a quello che poi è il percorso finale, che è l'inserimento graduale in prima squadra. È importante che tutta la squadra conosca lo stesso spartito e suoni lo stesso spartito, che siano ragazzi juniores, che siano ragazzi della prima squadra. Non si deve sentire, non dobbiamo essere schiavi di un ragazzo che può esserci o non può esserci la domenica. Tutti dobbiamo avere una preparazione adeguata a livello tattico in squadra. Noi del Castrumbianelli.it condividiamo in pieno e le facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Adesso la lasciamo lavorare con i ragazzi. Grazie, mister Blois. Grazie mille, forza Castrum. Sempre forza Castrum.